Buongiorno, benvenuti a Buongiorno Fitness. Oggi è l'ultima puntata e abbiamo voluto registrarla in riva al mare. Come avete capito, il tema è la canoa. C'è il nostro Nicola che si appresta a vogare approfittando di questa bella giornata e di un mare ideale. Conosciamo qualcosa su questo sport, la canoa. Marco Riti, eccolo qui, trasferito anche lui sulla spiaggia. Buongiorno. Ciao Mila. Marco. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo Nicola che sta vogando, rimane ad una breve distanza da noi. Quanto è importante, quanto è utile vogare in estate? Innanzitutto è divertente perché comunque è un'attività alternativa. Consideriamo la location esclusiva, quindi andare in canoa è la classica alternativa per un ottimo brucia grassi, ecco, mettiamola così. Facendo un'attività moderata in canoa possiamo consumare fino a 400 calorie e lavoriamo ovviamente tutti i fasci muscolari della catena superiore. Ottimo e divertente, veramente. Poi qui ricordiamo, siamo alle Dune Città Mediterranea, dove questo sport viene regolarmente praticato. Sì. Ma è adatto sia per le donne che per gli uomini? Qualsiasi fascia d'età, Mila, basta avere un livello, diciamo, adeguato per ogni singolo cliente che vuole prestarsi a fare un giro in canoa. È adatto un po' a tutti. Marco, quando l'estate sarà finita si potrà andare ancora a vogare con la muta, ma chi non ce la fa in palestra può realizzare un esercizio. Un esercizio simile lo possiamo tranquillamente ripetere in palestra facendo i classici esercizi di vogatore, un attrezzo cardiovascolare che utilizziamo spesso. Il rowing, abbiamo un attrezzo proprio diciamo mirato per la vogata qui al mare. Insomma, possiamo tranquillamente lavorare in palestra facendo questo tipo di movimento. Ovviamente ci divertiamo più in canoa. Ma mi sembra di conoscere questa persona, Enrico Giancarli. Ciao Mila, buongiorno. Ciao, buongiorno Enrico. Buongiorno. Lo incontriamo sulla spiaggia e lui è un esempio di sport non solo estivo, perché lui, sappiamo, tutto l'anno pratica molte attività, molte discipline. Allora, com'è andata la tua estate, Enrico? Tu, oltre ad allenarti, hai dovuto anche recuperare un grave infortunio. Assolutamente. Ciao Mila, un saluto a tutti. È stata come sempre un'estate di sport. Io ho anche approfittato per recuperare, come dicevi giustamente tu, da un infortunio, quindi tanta acqua, tanta piscina, tanto mare per la mia spalla e poi la mia grande passione che è la bicicletta, che si può fare a 360 gradi l'inverno, l'estate, andando in montagna. Ma soprattutto mi piace dire che lo sport mi ha aiutato molto per recuperare da un incidente, perché lo sport è vita. Grazie, questo è un bel messaggio anche a livello psicologico. Grazie ad Enrico Giancarli. Ciao Mila, io continuo. Ciao, la mia passeggiata. A ritmo blando, ritmo, oppure corri come ritmo, con la bici? Oggi ritmo blando, perché voglio salutare anche Alberto Capo dietro la telecamera, che è un grande sportivo. Ciao. Grazie Enrico, ciao. Marco, come sai, questa è l'ultima puntata di Buongiorno Fitness, quindi è arrivato il momento dei saluti e anche dei ringraziamenti. Io vorrei ringraziare soprattutto te, perché sei stato il nostro traghettatore in queste puntate. Grazie a voi Mila. Il coordinatore per quanto riguarda il fitness, la palestra Lunel Fitness, ma poi i preziosissimi istruttori di questa realtà che si trova a Silvi Marina, quindi Stefania Valentini, ricordiamo Antonio Riga, Marzia, Rolando Bernal, sì. E poi ci sono anche Emanuele e Piero, che non abbiamo avuto modo di incontrare in questa edizione, ma sono sempre con voi, fanno parte dello staff, e poi tutti coloro che si sono prestati a registrare la nostra trasmissione in qualità di atleti praticanti. Quindi li ringraziamo tutti. Abbiamo dimenticato qualcuno, Marco? Credo proprio di no, Mila. La nostra trasmissione non è finita, perché ci aspetta la parte fitness. Noi insieme a Marco Riti vi auguriamo una buona stagione invernale, ricordando che l'attività fisica non va tralasciata. Assolutamente no, Mila. Vi aspettiamo quindi qui al nostro centro fitness, le Dune Fitness. E buon fine estate a tutti. Arrivederci.
E siamo venuti al Mar del Plata. Prima di incontrare la dottoressa Marina Manieri, vogliamo ringraziare la famiglia Carletti per l'ospitalità avuta con noi per tutta l'estate. Noi salutiamo Alessia Di Giovanni, salutiamo Luciano Carletti. Ciao. Allora Alessia, com'è andata quest'estate al Mar del Plata? È stata un'estate bellissima, abbiamo registrato tantissime presenze, veramente non ci aspettavamo un riscontro così, diciamo, grande e forte da parte della clientela, e siamo veramente molto felici. E a Luciano Carletti chiediamo un saluto a tutti i nostri telespettatori da questo splendido mare. Ringrazio tutti i clienti del Mar del Plata per essere stato presente qui nel 2021, vi aspettiamo naturalmente nel 2022. Ringrazio a tutto lo staff del Rete 8 per essere stato qui presente, grazie a tutti, vi aspetto il 2022. Grazie, siete stati meravigliosi, noi adesso andiamo alla dottoressa Manieri. Ed eccoci con la dottoressa Marina Manieri per l'ultimo giorno della nostra serie di trasmissioni. Dottoressa, siamo arrivati ai saluti. Sì, ebbene sì. Siamo un po' tristi, però sono contenta per tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stato un percorso molto lungo anche attraverso il cibo e articolato, vero? Sì, sicuramente è una bellissima esperienza, come anche negli anni passati, tra l'altro. E quali sono i consigli? Ne abbiamo dati tantissimi sul mangiare, sul bere, su tutti i tipi di alimentazione, di bevande. Quali sono, secondo te, i consigli che i nostri telespettatori hanno avuto più difficoltà a seguire, a rispettare? Beh, secondo me sicuramente quelli più estivi, quindi quelli più inerenti magari ai gelati, sia al gelato questo qui così per sfizio, sia a quelli magari meravigliosi che abbiamo visto nella pasticceria. Ed anche tutti i fantastici piatti di pesce che abbiamo avuto l'occasione di presentare sicuramente andranno a inficiare il mio lavoro nelle cene fuori dei miei pazienti. Immagino. E consigli per l'autunno e per l'inverno? Allora, l'autunno e l'inverno sono due stagioni, diciamo, un po' più fredde, dove accade una cosa fantastica, cioè si abbassano le temperature, pertanto riprende la combustione dei grassi, perciò ricominciamo a bruciare i grassi per la termogenesi, quindi per mantenerci a temperatura, e questo ci consente di mangiare un po' più ricco, insomma. Allora, grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie Alberto Capo per le riprese, grazie a Mar del Plata che ci ha ospitati. Noi tutti i ringraziamenti li abbiamo già fatti dalla palestra, quindi non li rinnoviamo, anche perché il gelato qua si scioglie, credo che ce lo meritiamo il gelato. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, vi auguriamo un piacevole inverno, e se per caso vi viene nostalgia alle nostre trasmissioni o volete ascoltare qualche consiglio su come muovervi, su come mangiare, potete andare a rivedere le nostre puntate su Rete 8 Tube, quindi a portata di click, in un attimo potrete chiamarci e saremo ancora con voi virtualmente. Grazie di nuovo a tutti, buon fine estate, buon inverno, un bacione, arrivederci da Buongiorno Fitness.